La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo che meglio interpreta quello che può essere la lotta alla mafia, considerando che è stata definita la nostra Costituzione come la prima legge contro la mafia, per me è l'articolo 2. La mafia è una brutta cosa. La mafia non ha ideologie, la mafia ha solamente il fine del profitto da attuare a qualsiasi costo, con la violenza, con la sopraffazione, con l'assoggettamento dei cittadini al loro volere. La mafia è una delle tante cose che ti impedisce di fare quello che vuoi liberamente. Esiste, esiste. Beh, tutto il mondo ci stanno, gente è così. Non è più un fenomeno di origine soltanto nelle regioni tradizionali, ma che si è estesa sul campo nazionale e anche in campo internazionale, perché tanti dei loro traffici sono transnazionali, cioè vanno oltre le nazioni d'origine e quindi va combattuta a tutti i livelli. È una potenza che va al di là della politica, anzi sì, penso che ci sia di mezzo, specialmente la politica di mezzo, e che ha un potere su tutto. Un metodo, quello mafioso, che si è diffuso anche ben oltre quelle che sono le organizzazioni criminali, anche nella nostra società, attraverso reti di interesse, lobby economico-politiche che attuano questo metodo, che comprende anche oggi la corruzione. È peggio la mafia che la corruzione, perché corrompere si può fare anche, anche noi magari corrompiamo, no? Anche in modo leggero, lieve. La mafia è criminalità. Tutto il mondo è un paese, come ti trovi gente buona e ti trovi anche gente cattiva. La mafia si è estesa, c'era la famosa frase di Sciascia della linea della Palma che va salendo dal sud verso il nord. Ebbene, era naturalmente, aveva predetto quello che sarebbe avvenuto, cioè che la mafia via via avrebbe occupato anche le regioni più ricche e produttive, perché la mafia è un fenomeno che cerca soprattutto di trarre profitto dalle situazioni locali e quindi cerca anche le zone più ricche. È una analisi sbagliata dire che si avvale soltanto delle regioni e delle situazioni improduttive o povere. È anche una mafia che si avvale e lucra sul nord, sulle situazioni imprenditoriali del nord, su tutte le aziende del nord, sulle relazioni con l'imprenditoria, relazioni alle volte anche con la politica locale. È un tarlo di questo paese, penso, la mafia, che la mangia dall'interno e lo distrugge. Tutti sanno che c'è, però poco se ne parla, è una cosa con cui il paese convive. Quando non c'è più la violenza si pensa che il fenomeno non esiste più e quindi viene meno la consapevolezza e la messa in campo di forze che possano contrastarle efficacemente. La mafia del passato e quella adesso sono stesse? Secondo me no. Esiste una mafia oggi silenziosa, invisibile, che cerca di infiltrarsi nelle aziende, negli affari legali, nelle attività legali, che cerca di locupletarsi e quindi fare profitti in maniera assolutamente nascosta. Riconoscerla, no, penso che mi troverai in una situazione di disagio, cioè la vedo come una realtà lontana. Allora, intanto i cittadini dovrebbero cercare di individuarla nel momento in cui qualcuno chiede loro di fare qualcosa di illegale, perché la mafia si avvale della illegalità e si avvale della collaborazione di cittadini che magari non riconoscono
il mafioso, pensando che sia ancora con la famosa coppola e la lupara a tracolla. Ormai i mafiosi sono con giacca e cravatta, con colletti bianchi, e che hanno studiato nelle migliori università e che possono far coinvolgere anche cittadini che non li riconoscono. Quindi il momento è quello decisivo. Da che parte stai? Dalla parte della legalità o dalla parte dell'illegalità? Se qualcuno ti chiede qualcosa di illegale, allora rifletti che dietro anche le più piccole illegalità ci può essere il fenomeno mafioso che cerca di approfittare di te e delle tue debolezze.